Allora, vorrei portare una domanda al professore, anzi un punto di vista. La ricerca si identifica con una certa libertà per poter procedere, mentre le norme vengono spesso viste come un vincolo. Quindi apparentemente abbiamo un contrasto tra queste due posizioni. Cosa ne pensa dal punto di vista della sua esperienza? In realtà la norma identifica il livello minimo a cui attenersi per effettuare un calcolo, per effettuare una valutazione e così via. Per cui la libertà rimane se uno intende fare meglio di così, essere più accurato, più dettagliato. Naturalmente con la libertà viene anche la responsabilità. Quindi da questo punto di vista la norma non vincola, mi dà gli strumenti per valutare e per apprezzare forse meglio le alternative che sono sul tavolo. Ora, se abbiamo il problema di risparmiare energia e di implementare azioni e tecnologie per fare risparmiare energia negli edifici, bisogna poter valutare l'entità del problema, le potenzialità di queste tecnologie e pianificare il loro sviluppo e la loro adozione in maniera congrua rispetto al problema in sé. Però il nucleo di partenza da cui poi, su cui poi si innestano tutte le altre sono a livello europeo la 13790 e a livello nazionale la serie 11300 a partire dalla 11300 parte 1. Questo è un altro lavoro fatto, pubblicato l'anno successivo, un confronto un po' dettagliato sull'impatto del posizionamento e della posa del serramento rispetto al cappotto dell'edificio. La qualità nell'esecuzione viene persa, non si capisce più la differenza tra un'esecuzione buona e un'altra. E di conseguenza andiamo a puntare tutto sulle prestazioni del singolo componente che magari non è responsabile del risultato, non è interamente responsabile del risultato. Dico questo perché appunto un approccio normativo impiegato male può portare a queste distorsioni, specialmente se non c'è la consapevolezza da parte di chi lo utilizza. Ecco, nella definizione delle norme, poi chiudo, la procedura un po' è questa, ma in realtà è iterativa, poi si ripete. Si affronta un argomento, lo si valuta dal punto di vista scientifico, si cerca di individuare delle metodologie sperimentali oppure di calcolo. Si fa una prima stesura del documento, lo si manda ad inchiesta pubblica, cioè c'è una fase in cui il documento è visibile ai portatori di interesse in modo da poter recepire le osservazioni. Che bella questa idea.